Il Rotary Club Sala Consilina Vallo di Diano organizza la 42esima edizione del Premio Vacanze Nicola Giacumbi, il premio riservato ai figli degli operatori delle forze dell'ordine del Vallo di Diano per la miglior pagella conseguita nel terzo anno delle superiori, un riconoscimento intitolato al procuratore della Repubblica di Salerno, Nicola Giacumbi, trucidato dalle Brigate Rosse di Salerno il 16 marzo del 1980. La cerimonia si terrà domenica 19 marzo nel Teatro Scarpetta di Sala Consilina con inizio alle ore 17, in collaborazione con l'Associazione I Ragazzi di San Rocco, e il giovane vincitore sarà premiato dal presidente del club, Giuseppe Lamaida, e dal governatore del distretto Rotary Campania, Alessandro Castagnaro. A seguire, con la collaborazione dei Ragazzi di San Rocco, sarà messa in scena una compagnia di Venezia, uno spettacolo teatrale dal titolo La ferita nascosta, dedicato al caso di Aldo Moro. Durante il pomeriggio sarà anche possibile acquistare delle cartoline dedicate all'evento con annullo filatelico a cura di Poste Italiane. 19 marzo alle ore 16 presso il Teatro Comunale Scarpetta a Sala Consilina la 42esima edizione del Premio Vacanze Nicola Giacumbi, per ricordare la figura del magistrato ucciso dalle BR nel 1980, il premio è riservato agli studenti figli di operatori delle forze dell'ordine che operano sul territorio. Per l'occasione ci sarà un annullo filatelico speciale da parte di Poste Italiane di una cartolina commemorativa ed a seguire uno spettacolo teatrale da parte di una compagnia veneziana che ripercorre la storia del caso Moro.